siamo stati in grado di fare qualcosa che tutto il mondo sta cercando di copiare. Proseguiamo il nostro viaggio sui cantieri della transizione ecologica con la visita al primo impianto solare termodinamico a concentrazione accoppiato ad un impianto fotovoltaico. Questo è un impianto che utilizza la radiazione solare per produrre energia termica e convertirla in energia elettrica, utilizzando come fluido intermedio e fluido vettore il sale. È un inerte, non ha effetti climalteranti, è utilizzato costantemente in agricoltura come fertilizzante, quindi ha la funzione di captare la termica che attraverso gli specchi focalizziamo sui tubi ricevitori e trasferirla su questi serbatoi, dove viene utilizzato quando serve per scambiare calore col vapore e produrre energia. In questo impianto si arriva ad avere una concentrazione sul collettore di circa 60 soli, che è una cosa eccezionale. Sostituiamo il combustibile di natura fossile con il sole. L'impianto solare termodinamico di Partanna è la dimostrazione che è possibile superare l'accusa, tra virgolette, che viene mossa alle fonti rinnovabili, cioè il fatto di essere intermittenti. E questo è sicuramente un cambio di paradigma molto importante che come Lega Ambiente vogliamo sottolineare. Cioè noi, in assenza della radiazione solare, siamo in grado di produrre energia per 15 ore a potenza nominale. Un orgoglio come siciliani, come italiani, perché nasce dalla perseveranza di diverse aziende e grazie alla supervisione tecnica di Enea. Un impianto che sfrutta nel migliore dei modi l'energia solare, non è impattante, anche in caso di incidente non provoca danni, un impianto su cui bisogna puntare nel futuro. Perché la rivoluzione energetica si può fare se e solo se abbiamo un atteggiamento costruttivo nei confronti della ricerca e innovazione. Noi questa esperienza l'abbiamo fatta per trasferire il know-how che abbiamo guadagnato in questi anni con lo studio, la ricerca, in aree in via di sviluppo del globo, dove c'è tantissima radiazione. È un peccato non utilizzare questo sistema tecnologico e invece appoggiarsi a tecnologie tradizionali, quali sono le tecnologie a carbone o a gas. Questo è un impianto che può sostituire una centrale termoelettrica. Il carburante non sarà più fossile, ma sarà il sole.